Promuovere il territorio attraverso i punti di forza come le bellezze architettoniche, artistiche e naturalistiche, le tradizioni, l'artigianato ed infine le eccellenze enogastronomiche. A causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria che ha bloccato il flusso turistico alle manifestazioni organizzate dalle Proloco, il Comitato dell'Umpli di Pesaro e Urbino ha presentato un progetto che ha come obiettivo di mettere in primo piano tutte quelle caratteristiche che rendono unica la nostra provincia. Siamo di fronte a un momento delicato, ma dobbiamo essere pronti a ripartire, programmare gli eventi per ripartire, perché pensiamo che ci sarà sicuramente una ripartenza e la ripartenza la vedremo sicuramente dal turismo. Vorrei ricordare che le nostre Proloco sono tante, sono numerose, sono 68 con migliaia di centinaia di volontari che si impegnano per il territorio. Abbiamo questi grandi quattro progetti di promozione del territorio e che vanno a risvegliare la promozione del territorio, vanno a risvegliare anche la socialità dei nostri borghi, perché ogni Proloco dovrà rappresentare, parlare del proprio borgo, il video sarà messo su tutti i nostri canali social e sarà un momento per far scoprire il nostro territorio non solo alle persone della nostra provincia, ma della regione Marche e anche di tutta Italia, perché questo progetto, lo vorrei ricordare, nasce proprio dal Natale che non ti aspetti della provincia di Pesaro Urbino. Le altre tre iniziative invece hanno l'intento di coinvolgere le attività e le persone comuni, come la sezione bottega, che vede la presenza di contenuti dedicati alle eccellenze del territorio attraverso un elenco per ogni esercizio. Chi vuole segnalare la propria attività può farlo attraverso una mail all'interno del sito. Segue poi Scatta la foto del mese, il contest fotografico su un tema dato dagli organizzatori. Ognuno dovrà seguire una specifica richiesta e lo scatto, che avrà il maggior numero di mi piace, diventerà l'immagine del profilo dell'Umpli di Pesaro e Urbino. Infine l'iniziativa Fatti un selfie. Qui invece verrà chiesto a tutti i partecipanti di scattarsi una foto accanto ad un edificio o ad un luogo identificativo della propria città oppure vicino ad un monumento. Per partecipare a questo progetto bisogna scrivere una mail alla Proloco, info@prolocopesarourbino.it, oppure andare sul nostro sito Proloco Pesaro Urbino, dove avrete tutte le informazioni e nel sito ci saranno tutti i nostri numeri di telefono. E tra l'altro ricordo anche a tutti che abbiamo, lo scoprirete nel sito, abbiamo un numero di telefono turistico, diciamo noi in H24, dove compresi sabato e le domeniche, dove un volontario risponde al telefono dando informazioni.